da oltre un ventennio. Negli anni si è pregiata di organizzare inaugurazioni, manifestazioni sportive e di moda, mostre, eventi religiosi per conto di enti, aziende e comunità, rendendo ogni evento unico e indimenticabile. Grazie al team di esperti costantemente aggiornati è riuscita a realizzare la prima Web TV, diventando un punto di riferimento nel panorama mediatico nazionale. Tutti i format Fil Rouge TV sono trasmessi in diretta streaming contemporaneamente sulla Web TV, che puoi vedere in modalità desktop su www.filrouge.tv oppure scaricando l'app gratuita per i sistemi iOS e Android e sulla pagina Facebook Fil Rouge TV. Per la pubblicità della tua azienda e del tuo marchio puoi scegliere tra le diverse proposte dei nostri spazi televisivi. Il pre-live 90, con messaggi promozionali live inseriti 90 secondi prima della sigla di ogni programma. Pagina 7 più 7, una pagina grafica di... Amici di Fil Rouge, ben trovati con Sua Eccellenza, il nostro format di approfondimento dedicato ai campionati dilettantistici di eccellenza e promozione. Siamo all'ottava puntata del nostro format, ci apprestiamo a presentare quello che accadrà nel prossimo fine settimana, quinta giornata dei campionati regionali. Tanto è successo in questa settimana, abbiamo avuto cambi in panchina, un giudice sportivo delle squalifiche abbastanza importanti, ricordate quello che è successo in Canicattì Licata, ne parleremo, c'è tanta carne al fuoco. Come sempre accanto a me ad accompagnarmi in questa puntata c'è Dalila Cipolla, ciao Dalila. Buonasera Giovanni, buonasera a tutti gli amici telespettatori che ci seguono da casa e un buonasera ai nostri ospiti di oggi, direttore Franco Picanno e Giuseppe Ferrante. Ma prima di iniziare ricordiamo sempre gli appuntamenti settimanali, lunedì e venerdì alle 15. Ricordiamo che potete benissimo seguirci sulla nostra pagina Facebook Fil Rouge TV e Sicilia TV, ma anche sul canale 616 del Digitale Terrestre per tutta la provincia di Trapani, canale TR3. Entriamo subito nel vivo in quello che sarà il prossimo fine settimana di gara. Dalila, andiamo a leggere il programma della quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Allora, per quanto riguarda la quinta giornata per l'eccellenza Girone A, abbiamo Alba Alcamo, Partinico Audace, Sant'Agata Caccamo, Dattilo Geraci, Licata Cus Palermo, Mazara Canicattì, Mussomeli Castellammare, Parmonval Marsala, Castelbuono Pro Favara. Qui subito un match interessante, un girone A di eccellenza che ha iniziato subito con delle sfide importanti, e anche in questo turno c'è un big match che è quello di Mazara, tra il Mazara ed il Canicattì. Prima però di parlare di quello che accadrà dobbiamo fare un passo indietro. Vi avevamo detto della sfida di Canicattì, c'è stato il giudice sportivo in settimana, ha reso note le squalifiche dell'ultimo turno. Chiedo infatti ad Alessandro dalla regia se mi può dare la grafica delle squalifiche che sono state emesse dal giudice sportivo, e possiamo leggere, chiedo di andare indietro Ale, la squalifica fino al 30 settembre 2019 per Marco Civilleri. Come possiamo leggere, a seguito di un intervento falloso su di un calciatore avversario, Vito Lupo, che ne provoca la caduta a terra, colpiva volontariamente lo stesso prima con un fortissimo e violentissimo pugno al volto e successivamente con un violentissimo calcio. Direttore, ti chiedo un po' quello che è la tua opinione su quello che è successo a Canicattì. Sinceramente sono pagine di calcio che non vorremmo mai vedere.
Ma una partita così importante come questa di domenica scorsa, essere macchiata con un episodio del genere, chiaramente non fa bene al calcio. È chiaro che sono da condannare certi episodi, perché assolutamente non hanno motivo di esistere in una partita di calcio. Tra l'altro 4 giornate di squalifica anche per De Luca. Canicattì che è stato multato di 400 euro, diciamo che un po' in stile Frosinone-Palermo. Durante il match sono stati lanciati ripetutamente dei palloni in campo per interrompere il gioco. Un Canicattì che quindi è stato multato, 400 euro di multa, 4 giornate di squalifica per De Luca, che salterà come prima partita questo big match di Mazzara. Direttore, ti chiedo se un po' sulla scia di quanto è successo in questo match, se magari per il Mazzara può essere l'occasione importante per un po' quella prova del 9 dopo questo inizio folgorante con 4 vittorie su 4, miglior attacco e migliore difesa del girone. Sicuramente sì, domenica questo è l'incontro clou di domenica, parliamo di due squadre accreditate alla vigilia del campionato, appunto per avere un ruolo molto importante. Parliamo di un Mazzara che fino ad ora ha vinto 4 partite su 4, c'ha un attacco importante, hanno fatto 13 gol, hanno subito 0 gol, e diciamo che sicuramente assisteremo ad una bella partita. E non dimentichiamo che domenica a Mazzara verrà un allenatore come Nicola Terranova, che è molto amato a Mazzara e sicuramente vorrà fare buona figura. Direttore, dei ragazzi che ha avuto dei tipi Sicilia, chi sta giocando in questo campionato di eccellenza? Ma io quest'anno non sono stato alle equipe Sicilia, perché per problemi personali e familiari ho dovuto un pochettino declinare questo invito. Però diciamo che lo scopo principale dell'equipe Sicilia è quello di riuscire a trovare una sistemazione a molti ragazzi. Molti sicuramente stanno giocando nell'Alcamo, come da Leo per esempio, però onestamente altri non, in questo momento non mi sonviene perché non ho seguito da vicino. Un attimo di pubblicità, poi entreremo ancora nel vivo su quello che è il girone A di eccellenza. All'inizio del secolo scorso, all'età di appena 20 anni, Gaetano Maniscalco aprì in via Divisi a Palermo una delle prime officine di costruzione cicli, diventando in poco tempo un punto di riferimento nella realizzazione e vendita di biciclette. Nel corso degli anni la tradizione si è evoluta, tramandando da padre in figlio per 3 generazioni passione ed esperienza. Oggi, a
distanza di quasi un secolo, il progetto Kronos Bike propone al cliente la possibilità di poter creare la propria bici, scegliendo tra un'infinità di soluzioni la propria opera d'arte in movimento. Kronos Bike. Rientriamo in studio con Sua Eccellenza. Stiamo parlando del girone A del massimo campionato regionale. Vi abbiamo detto di Mazara Canicattì, una sfida interessante per quello che saranno i contenuti tecnici di questo match. Tra l'altro ci sarà anche una bellissima cornice di pubblico, perché solo nel primo giorno di prevendita dei biglietti del match sono stati venduti 500 taglianti, quindi un pubblico delle grandi occasioni è atteso a Mazara. Di contro però chi spera di fare un passo in avanti con questo match sono il Licata ed il Sant'Agata. Licata che dopo la sconfitta di Canicattì, oltre a trovarsi decimata dalle squalifiche e dagli infortuni, c'è da considerare ancora le condizioni di Pira, se sarà disponibile o meno per la partita di domenica contro il Cus, un centrocampo un po' da rivedere per mister Campanella. Ricordiamo però che, facendo un passo indietro su quello che è successo a Canicattì, oltre alla squalifica Civilleri ha preso anche un DASPO di un anno, quindi non potrà seguire gli eventi sportivi per un anno, persona ritenuta, secondo il questore di Agrigento che ha firmato il provvedimento, una persona pericolosa che può turbare quelle che sono gli avvenimenti sportivi. Quindi un Licata che affronterà il Cus Palermo, un Cus che reduce da un pareggio importante tra le muramiche contro il Sant'Agata. Sant'Agata che a sua volta ospiterà nel proprio campo casalingo il Caccamo di mister Guida, reduce dal primo successo stagionale settimana scorsa contro il Caccamo. Chiedo ad Alessandro in regia sempre di farmi vedere la seconda grafica delle squalifiche, perché il Sant'Agata si ritroverà per un mese senza il proprio allenatore. Mister Venuto infatti è stato squalificato fino al 31 di ottobre, un mese per contegno riguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali. Salteranno anche questo match del questo fine settimana. Mister Pietro Tarantino salterà il big match contro il Canicattì, mentre mister Aronica non siederà in panchina nella partita di Licata. Chi non siederà neanche in panchina nel prossimo fine settimana è mister Chinnici, perché il Castelbuono in questa settimana ha cambiato guida tecnica, si è affidata a Ciccio Galeoto per questa avventura. Ciccio Galeoto che aveva iniziato la stagione ad Alcamo, chiedo ad Alessandro di rientrare, Ciccio Galeoto che aveva iniziato la stagione ad Alcamo come direttore tecnico, poi adesso ha ripreso ad allenare con Castelbuono. Peppe, ti chiedo, per Ciccio sicuramente una sfida interessante questa di Castelbuono, con l'obiettivo di cercare di salvare questa formazione. Inizia subito con un match che sa di scontro salvezza contro la Pro Favara. Sì, a Ciccio l'avevo visto io in settimana e lui non era felicissimo di questa scelta, diciamo, che era successa ad Alcamo. Oggi mi fa piacere perché Ciccio secondo me è un grande motivatore, un bravo tecnico, e quindi merita anche lui di avere una chance nel mondo, diciamo, dei grandi, perché finora magari ha fatto più il calcio giovanile. E di conseguenza gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché credo che lo meriti. Tra l'altro Alcamo che oltre ad aver battuto il Castelbuono nell'ultimo fine settimana, adesso si appresta ad un derby quasi contro il Partinico Audace, un'altra sfida che sta di lotta salvezza. Partinico Audace che è reduce dal cambio di allenatore con mister Formisano, che è subentrato a mister Aldo Di Maio sulla panchina nero-verde, è reduce anche dalla sconfitta contro il Mazara. Di contro però è passato dalle goleade prese nelle settimane scorse a subire soltanto, per così dire, due gol contro il Mazara. Andiamo ad ascoltare le parole proprio di mister Formisano dopo la sconfitta contro il Mazara, ringraziando Nunzio Quadrosi per le immagini, con un occhio anche alla sfida di Alcamo. Siamo rimasti un pochettino in attesa,
perché abbiamo cercato di limitare loro e in questo senso volevamo portarci, diciamo, non il punticino, però volevamo limitare molto le loro giocate. Purtroppo loro hanno giocatori importanti e quindi ci ha pensato sette case a fare cadere gli equilibri. Poi mi pare che al secondo tempo sia entrata un'altra squadra in campo. Loro hanno abbassato vistosamente il baricentro, noi siamo venuti avanti, abbiamo creato, credo, non pochi fastidi alla loro difesa. E ovviamente un po' di qualità ci manca, però era importante vedere la reazione dei ragazzi dopo gli 8 gol di Licata. E credo che oggi abbiano dato grande dimostrazione che ce la possiamo giocare veramente, forse non con tutti ma quasi con tutti gli altri. Mazzara è una squadra che lotterà fino alla fine nei primi posti, noi credo che non abbiamo assolutamente demeritato, anche il secondo gol, se andate a vedere, è nato da un altro calcio piazzato, quindi loro sicuramente magari avevano fatto di più il primo tempo, avevano meritato, però noi il secondo tempo non abbiamo demeritato, credo che i ragazzi ci hanno messo il cuore, l'anima e adesso insomma toccherà pure a me riuscire a dare qualcosina in più già con le prossime settimane di lavoro, e se riusciamo a prendere quei due tre innesti importanti che ci diano quantomeno un po' più di qualità lì in mezzo, e io credo che possiamo dire la nostra in questo campionato. Domenica intanto c'è una trasferta difficile sul campo dell'Alcamo. È uno scontro diretto, quello già per noi è uno scontro diretto, vediamo cosa fanno intanto domani e poi ce la giocheremo, ma ormai per noi, diciamo, sarà ogni partita sarà una finale. Abbiamo questo punticino, ce lo teniamo caro, sappiamo che abbiamo passato tre ostacoli come Sant'Agata, Licata e Mazzara, tutte le altre ci dovranno giocare, noi ci abbiamo già giocato, per cui la cosa importante è incontrare le altre squadre così come si è fatto oggi, con la stessa voglia e con la stessa intensità, solo in questo modo si può ottenere qualcosa di più. Rientriamo subito con una domanda per il direttore Picano scritta da casa. Direttore, ha avuto contatti quest'estate con qualche club? Sarebbe bello ritrovarla in azione. Onestamente non ho avuto nessun contatto. Evidentemente non mi ritengono più all'altezza di poter fare questo lavoro qua. Adesso ha circa 4 anni che sono fermo. E ho avuto qualche richiesta, però ho declinato perché non era confacente per quelle che sono le mie esigenze. Mi permetto però che dico che è bello sempre vederla nei campi di gioco, o comunque un fine settimana di eccellenza che propone anche tra le altre la sfida tra il Dattilo, tra le pure amiche contro il Gelaci, la neopromossa di mister Bognanni che cerca un po' il riscatto dopo quanto successo nell'ultimo fine settimana, completerà il programma, la sfida, anzi lo aprirà perché sarà la sfida che si giocherà domani pomeriggio, quella tra la Parmonval ed il Marsala. Direttore, ti chiedo un po' il tuo parere sulla lotta che c'è nel vertice della classifica, un po' come già si era, un po' come avevamo già detto prima che iniziasse il campionato, quali erano le favorite, i pronostici sono stati rispettati finora, là sopra in vetta ci sono le squadre che un po' tutti ci aspettavamo, anche a livello di outsider, perché subito dietro c'è il Dattilo che è sempre una conferma. Hai perfettamente ragione, diciamo che quelle società, quelle squadre che alla vigilia erano state accreditate da un po' tutti gli addetti ai lavori che dovevano lottare per un posto in interregionale, diciamo che stanno confermando quanto detto. Domenica ci sono delle partite molto importanti, l'incontro clou è quello fra Mazzara e Canicattì e secondo me è una partita dove il risultato è aperto a qualsiasi soluzione. Mi ripeto, il Mazzara in questo momento assieme alla Parmonval è la squadra che mi ha impressionato di più sotto l'aspetto del gioco. Il Mazzara in modo particolare è formata di ottime individualità come Pierino Concialdi, come Alberto Accardo, come Caromia, Alessandro Messina, diciamo una squadra molto 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 forte. Domenica secondo me l'incontro più abbordabile, anche se nel calcio nulla è scontato, è quello fra Sant'Agata e Caccamo, mentre secondo me il Licata avrà una brutta gatta da pelare che è il Cus è una buonissima squadra, molto rinnovata per 10 undicesimi e quindi ancora
non è al top dell'amalgazione, però è una squadra che sicuramente non appena saranno oliati alcuni meccanismi, diciamo che sarà una gatta da pelare per tutti, una brutta gatta da pelare per tutti. Tra l'altro, notizia delle ultime ore, il Dattilo ha messo a segno un colpo importante in attacco, visto che ha messo sotto contratto Vittorio Bennardo, che diciamo più di 200 presenze in Serie C è sicuramente, ti chiedo direttore, un acquisto importante per un Dattilo che conferma di voler lottare verso l'alto. Secondo me, dopo queste squadre che abbiamo appena menzionato, subito dopo metterei il Dattilo, il Marsala e sicuramente anche la Parmonval, che ripeto non è da trascurare ma da tenere nella massima considerazione. Facciamo un passo avanti, adesso passiamo al girone B di Eccellenza Dalino, andiamo con il programma del fine settimana. Per quanto riguarda il girone B di Eccellenza abbiamo Biancavilla, Milazzo, Catania, San Pio X, Santa Croce, Rosolini, Scordia, Marina di Ragusa, Paternò, Real Aci, Ionica, Palazzolo, Giarre, Terme, Vigliatore, Camaro, Riposa, Atletico, Catania. Sfida interessante per il Biancavilla di mister Ciccio Di Gaetano contro il Milazzo. Chiedo ad Alessandro in regia di farci vedere le immagini del successo del Milazzo di settimana scorsa, ringraziando i colleghi della Wii Sport, un Milazzo che ha vinto per 6-1 contro il Real Aci. Sicuramente una sfida interessante per il Biancavilla. Ciccio Di Gaetano, che all'esordio sulla panchina del Biancavilla ha subito esordito con un successo contro lo Scordia, adesso un'altra sfida importante contro il Milazzo. Abbiamo detto Biancavilla che ha battuto lo Scordia, andiamo ad ascoltare le parole proprio del tecnico dello Scordia, Natale Serafino, al termine del match, ringraziando l'ufficio stampa dello Scordia. Lo Scordia allora perde la sua prima partita, lo fa davanti al proprio pubblico. Mister, come si può spiegare questa sconfitta dopo due vittorie consecutive in trasferta? È questo lo Scordia? No, ma guarda, oggi è stata una gara a sé, caratterizzata da molti episodi che non ci hanno aiutato, ma soprattutto da una settimana terribile dove la squadra ha pagato veramente determinate situazioni che sono successe per quanto riguarda infortuni e giocatori importanti. Vi ricordo che noi oggi eravamo senza Desi, senza Foridia, senza Gambino e con Prezioso a mezzo servizio. Quindi, cioè, avete giocato senza attacco. E quindi quando tu lavori in questo modo, non so, diciamo che sfiderei tutti o chiunque ad arrivare a una gara così importante in maniera, però nonostante tutto avevamo trovato gli giusti equilibri, anzi una squadra che doveva passare in vantaggio eravamo noi, però poi gli episodi e soprattutto poi lo stato mentale un po' ci ha condannati. Rientriamo qui in studio dopo le parole di mister Serafino. Direttore, ti chiedo un po' il tuo parere su questo girone di Eccellenza Terme Vigliatore che sta comandando questo girone, un girone interessante, un po' come il girone A, forse meno qualità ma stesso equilibrio. Quella che può essere etichettata un po' come la delusione di questo inizio di campionato, sicuramente il Palazzolo, che tra l'altro con un errore possiamo dire da dilettanti è uscito dalla Coppa Italia, perso per 3-0 contro il Marina di Ragusa a tavolino per un errore in quello che è stata le sostituzioni, si è ritrovato senza 2000 in campo. Ti chiedo un po' una tua analisi su quello che è questo girone. Ma quanto è avvenuto, questa è una cosa molto molto grave, molto grave. Una società che ha disputato dei campionati di interregionali molto importanti come il Palazzolo non può trascurare alcune cose. Ma questo è un girone, secondo me, se posso usare questo termine, un pochettino più scarso rispetto al girone A, anche se ci sono delle squadre come appunto il Palazzolo, lo Scordia stesso, che c'ha una partita in meno assieme al, mi pare, al Palazzolo. Al Paternò, il Paternò è la squadra che ha riposato. Perfetto. Il Paternò, secondo me queste squadre si giocheranno il salto di categoria, anche se quest'anno sicuramente il Biancavilla vorrà fare appunto il salto di categoria,
che non è riuscito l'anno scorso. Infatti l'anno scorso mi pare hanno avuto due cambi in panchina, mi pare che ha iniziato Cacciola e dopo ha finito Tommaso Napoli, quindi ritengo che quest'anno tenteranno il tutto per tutto, anche perché hanno preso un allenatore di valore come Ciccio di Gaetano, e quindi sicuramente avranno un ruolo molto importante in questo girone B dell'Eccellenza. Tra l'altro, tra le altre sfide, Palazzolo, che adesso è chiamato per forza a dover vincere nella sfida interna contro il Giarre, una partita sicuramente che nasconde delle insidie per la formazione allenata da mister Favara. Andiamo a sentire le sue parole dopo la sconfitta in casa del Camaro per 2-1 in rimonta, ringraziando l'ufficio stampa del Palazzolo. Ma è andata male, come si sa, purtroppo una sconfitta a mio avviso immeritata, ma che comunque ci può solo ed esclusivamente far crescere sotto il profilo del carattere che in questo momento è veduta viene a mancare. Eravamo iniziati con un primo tempo abbastanza importante, ottimo fraseggio, abbiamo trovato la soluzione per andare in gol, però dobbiamo metterci in testa che se vogliamo ottenere risultati c'è bisogno di maggiore carattere, di maggiore grinta, non serve solo ed esclusivamente eseguire un buon gioco. Questi campionati purtroppo il Palazzolo, appunto, secondo il mio punto di vista, troverà delle difficoltà dove ci saranno queste squadre pronte a battagliare. Mister, ti faccio un'ultima domanda: cosa è successo in panchina nel momento in cui è stato espulso Miraglia? Ma è stata una situazione di gioco, un'espulsione che in quel momento io ovviamente pensavo alla gara. Si è avvicinato un loro dirigente, ha avuto una colluttazione, ma non so bene cosa sia successo, non è questo quello che a me interessava tutt'altro, ovvero vincere su questo campo e proseguire su quello che è il cammino del Palazzolo. E allora, però, sì. Ci rimbocchiamo le maniche e già pensiamo alla prossima gara. E quindi abbiamo sentito le parole di mister Favara, sconfitto in casa del Camaro che adesso è chiamato ad una prova interessante in casa della capolista Terme Vigliatore, sicuramente una prova del 9 per la formazione di mister Cambria, che deve cercare di confermare quanto di buono visto in questo inizio di campionato. Tra le altre sfide inoltre abbiamo anche la partita tra Rosolini e Scordia, è la sfida tra il Reale Aci e la Ionica. Il Reale Aci che, come abbiamo visto poco fa, ha perso per 6-1 contro il Milazzo ed è chiamato ad un pronto riscatto. Adesso piccolo break pubblicitario, poi seconda parte di Sua Eccellenza, entreremo nel vivo su quello che è il campionato di promozione. Arti Grafiche Abate. Dal 1972, professionalità ed esperienza nell'arte della stampa. Curiamo l'immagine della vostra azienda in modo originale e creativo. Dal biglietto da visita alle grandi campagne pubblicitarie, alle personalizzazioni su ogni tipo di supporto. Arti Grafiche Abate e a Cinisi, in provincia di Palermo. www.artigrafichabate.com. Thank you.
Entriamo subito leggendo il girone A di promozione per la quinta giornata. Abbiamo Balestrate 5 Torri Trapani, Castel Termini Albatros Fair Play, Don Bosco Partinico Vallelunga, Camarat Oratorio San Ciro e Giorgio, Libertas Don Carlo Misilmeri, Salemi Olimpica Acragas, Villa Abate Gattopardo, Vis Borgo Nuovo Monreale. E iniziamo proprio dalla fine, dalla sfida tra il Borgo Nuovo ed il Monreale. Peppe, ti chiedo, dopo la vittoria contro il Villa Abate, un'altra sfida interessante contro il Borgo Nuovo, tra l'altro è già la seconda sfida di questo inizio stagione, ce ne sarà anche una terza visto che vi state affrontando in Coppa Italia. Che avversario andrete a trovare? Fammi anche un po' un resoconto di quella che è stata la partita contro il Villa Abate. Allora, intanto ti dico della quarta, perché ci abbiamo giocato pure in amichevole prima del campionato. Loro sono una squadra giovanissima e credo che alla fine lotteranno per riuscire a ottenere la salvezza, ma la vedo un po' dura perché hanno moltissimi giovani in mezzo al campo. Noi di contro abbiamo pure una squadra giovane, però con 5-6 pilastri grandi che ci stanno aiutando. Abbiamo un grande allenatore, secondo me, che è Giovanni Oddo, che è ritornato dopo tanto tempo in panchina, però è ritornato con la voglia di un ragazzino e sta facendo benissimo. E poi ci sono io, diciamo, dietro, che lavoriamo in simbiosi. Io sto facendo la juniores con tanti 2001 proprio per lavorare in prospettiva e cercare di aiutare il più possibile. Mister, con quale obiettivo è partito quest'anno il Monreale? Allora, noi siamo partiti intanto con una squadra giovanissima. I nostri grandi, tra virgolette, a parte Alfredo Ferrara, che è un 34enne, poi abbiamo, diciamo, i più grandi hanno 23-24 anni, quindi alla fine è una squadra giovane. E poi ci metti anche che abbiamo tantissimi giovanissimi, perché noi giochiamo già la domenica con almeno 2-3 99 in campo e 2-3 2001. Figuratevi che col Villa Abate domenica scorsa, che abbiamo vinto 4-1. Stiamo vedendo le immagini intanto da match. Intanto da fare i complimenti al Villa Abate, che ha fatto un grandissimo primo tempo. Io non conoscevo il mister, che tu lo sai Giovanni, io, diciamo, nasco nel settore giovanile, quest'anno mi sto cimentando in questa nuova avventura e di conseguenza sto incominciando a conoscere adesso il calcio dei grandi. Però ti dico che il Villa Abate il primo tempo ha fatto benissimo, ci ha messo in difficoltà, era passata anche in vantaggio, poi noi avevamo avuto la forza di ribaltarla nel primo tempo stesso e di andare sul 2-1. Loro poi nel secondo tempo, diciamo, si sono sciolti come neve al sole, perché proprio non gli è mancato, forse sicuramente a livello atletico sono moltissimi indietro. Noi abbiamo, come ti ripeto, tantissimi giovani in campo, domenica ne avevamo 2-99 e 3-2001. Negli 11, quindi è un grande lavoro che sta facendo Giovanni e la società intera per far sì che stiamo lavorando in prospettiva, diciamo. Tra l'altro ringraziamo Gioacchino Ganci per le immagini di domenica scorsa tra Monreale e Villa Abate, un Villa Abate che aveva già dimostrato contro la Don Carlo Misilmeri nel derby questa tenuta atletica che manca un po'. Primo tempo bene sia contro il Monreale che contro il Misilmeri, nei secondi tempi una squadra che cala, visto una tenuta atletica ancora non al top della condizione. Un Villa Abate che affronterà questo fine settimana la Gattopardo in una sfida importante in chiave salvezza. C'è però un'altra partita importante dove saranno puntati tutti i riflettori, che è quella tra il Salemi e l'Olimpica Acragas, una sfida di alta classifica. Direttore, ti chiedo, uscirà forse da questo match la vincitrice del girone, oppure bisogna sempre tenere d'occhio Monreale, Misilmeri? E c'è anche questa Albatros Lercara che sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione. Ma sorprendendo tutti il Lercara no, perché fra le sue fila ci sono giocatori molto importanti, Marguglio, Bonomonte, è una squadra soprattutto molto forte sotto l'aspetto caratteriale. Io invece volevo spendere, se mi è permesso, due parole sul Monreale. Secondo me il top di questa squadra è Giovanni Oddo. Giovanni Oddo è uno dei migliori allenatori che c'è a Palermo in senso assoluto. Un allenatore sa lavorare molto bene con i giovani, sa lavorare con i grandi. Mi meraviglio che in tutti questi anni abbia lasciato allenare delle prime squadre per dedicarsi al settore giovanile. Anche lì sicuramente
è stata una scelta perché, ripeto, è un allenatore molto ma molto bravo a lavorare anche con i giovani. Per quanto riguarda questo, attualmente ci sono queste quattro squadre in testa, fra, che sono il Mislimeri, l'Albatros, l'Ercara, il Salemi, il Morreale. Ma secondo me alla lunga verrà fuori l'Agragas. L'Agragas non può stare in questa categoria. L'Agragas dalla sua parte ha un pubblico eccezionale che sicuramente queste squadre non hanno. Da almeno da Lega Pro. E quindi sì, sicuramente alla lunga, anche se hanno iniziato in notevole ritardo e nell'allestimento della squadra e nella preparazione, però alla lunga non me ne voglia nessuno, io penso che sia l'Agragas a vincere il campionato. Anche lì, un po' come Giovanni Oddo, c'è un allenatore che forse può fare la differenza, che è Giovanni Falsone. Sicuramente sì, Giovanni Falsone è un allenatore molto, molto navigato, ha vinto dei campionati anche in eccellenza, e diciamo che in questa categoria è l'allenatore, il valore aggiunto di questa squadra. Agragas che nell'ultimo fine settimana ha ritrovato il suo terreno di gioco, ha ritrovato l'Esseneto, vittoria tra le mura casalinghe contro il Vallelunga. Andiamo a vedere il servizio del match a cura dei colleghi di Telestudio 98 di Agrigento. Per il 4-3-3, mentre il Vallelunga di Angelo Vedda si affida alle scorribande di Cosimo Panepinto, alle geometrie di Vilardo e alla prestanza fisica di Gianmanco in attacco. Il primo affondo è della formazione ospite al decimo, con Vilardo che non c'entra la porta. L'Olimpica Agragas fatica a scardinare un'attenta difesa bianco-verde, i tentativi di sbloccare la partita non vanno a buon fine. Gli sforzi dei padroni di casa sono premiati al 28esimo. Punizione cross di Tanio Falsone e inzuccata vincente di Giuseppe Sant'Angelo. Quinta rete in tre partite per attaccante Saccenso. Il vantaggio galvanizza i biancoazzurri che alla mezz'ora riescono anche a raddoppiare col neoacquisto Migliaccio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco apparso dubbio. L'Olimpica Agragas sembra padrona della partita, non corre mai seri pericoli. Poi al 41esimo la squadra di casa si fa male da sola, il pari del Vallelunga arriva con il terzino Cannizzaro e la complicità del portiere Sgroi che sbaglia l'intervento. Il primo tempo termina 1-1, il Vallelunga parte forte nella ripresa e porta scompiglio nella retroguardia bianco-azzurra. Armenio e Puccio non sbagliano però un colpo. Il capitano Castaldo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo chiama la sua preparata Trabona. Entrambe le squadre alzano di parecchio il baricentro alla ricerca della vittoria. L'Olimpica Agragas però si conferma squadra più esperta, con l'innesto in attacco di Bellavia alza il livello tecnico del potenziale offensivo. Al 34esimo la cognata strattona vistosamente Castaldo per Livigni e calcio di rigore. Sotto la curva sud Bellavia non tradisce, portiere a destra, pallone a sinistra. Rete vittoria e dedica speciale per la giovanissima Sofia Tedesco. Nel finale non accade più nulla, il Vallelunga non ha la forza di recuperare ed esce senza punti dall'Esseneto. L'Olimpica Agragas sale in classifica a quota 9 e domenica la super sfida in trasferta contro il Salemi, favorito per il salto di categoria. E dopo le immagini del match rientriamo con una domanda per il mister Ferrante. Mister, come mai la scelta di tornare quest'anno al Monreale? Come è iniziata l'avventura con la Juniores? Allora, intanto ritorno al Monreale perché 4-5 anni fa ero stato benissimo con gli allievi regionali, abbiamo sfiorato il titolo regionale senza mai perdere, siamo usciti in una semifinale regionale, quindi come ho ripetuto in altre interviste, per me Monreale era rimasto sempre nel cuore. Rientro con una nuova, diciamo, con una nuova avventura, perché quest'anno faccio il responsabile tecnico del settore giovanile, quindi per me è una nuova avventura e mi piace farla, perché vedo che magari ancora in molte scuole calcio, per come la penso io, non si vuole crescere abbastanza, quindi magari vorrei portare quelle nuove idee, anzi quelle idee pure vecchie che fanno bene soprattutto al calcio giovanile. E poi, siccome mi manca tanto il campo, è normale che alla società ho chiesto che volevo allenare e si è liberato, diciamo, questo spiraglio con il mister Oddo di fare la prima squadra e di conseguenza la Juniores. Stiamo facendo, come ho detto prima, una Juniores di prospettiva, perché abbiamo 24-2001, nessun 2000 e nessun 99 nella Juniores, perché per me se sei un 99 o un 2000 già devi essere pronto per giocare in una prima squadra. Quindi noi prepariamo il 2001 per l'anno prossimo,
è già il mister, come ha detto poco fa il direttore Picano, il mister è uno che sa lavorare benissimo con i giovani e di conseguenza fa sì che il mio lavoro non è buttato. Infatti già ne abbiamo 6-7 convocati in prima squadra. Tra l'altro, dimmi se sbaglio, un campionato juniores che sarà un po' rivoluzionato rispetto agli anni passati, soprattutto per renderlo più competitivo da una parte e dall'altro lato evitare un po' quello che è successo negli ultimi anni, un po' storia di tutti i giorni nel campionato juniores che è arrivato a metà stagione, c'è chi molla, partite che non si disputano, partite che finiscono con risultati tennistici. Diciamo che la federazione ha lavorato un po' per cercare di cambiare questo campionato. Sì Giovi, io penso che se si attua è una cosa immensa, perché poi io penso sempre che fra il dire e il fare c'è di mezzo non il mare, un oceano. E di conseguenza io spero che la federazione mantenga, diciamo, le promesse della vigilia, cioè dove loro dicono che non si può, che una squadra juniores non si presenti per una partita o che comunque si presenti in maniera ridotta, cioè con 8-9 giocatori, come magari succedeva in passato per non rischiare di prendere multe. Quest'anno la federazione dice che sarà più vigile e di conseguenza chi non manterrà questo impegno potrebbe levare punti anche alla prima squadra, quindi creando dei veri problemi. Direttore, un cambiamento necessario oserei dire per questo campionato, che più che una fucina per la prima squadra era diventato quasi mi permetto di dire tra virgolette un ospizio per ragazzi che non riuscivano a trovare spazio nelle prime squadre. Sono d'accordo con te. Il campionato juniores serviva solo esclusivamente per dare spazio a tutti coloro i quali non riuscivano a trovare uno spazio appunto in prima squadra. Però io volevo fare un attimino un passo indietro. Premesso che non sono il depositario di tutte le verità, ma io esprimo quello che è. Io il campionato juniores lo abolirei completamente, perché un ragazzo bravo che merita di giocare in prima squadra è giusto che giochi in prima squadra. Signor me, secondo me un calciatore si forma fra i 12 anni e i 16 anni. Quando già incomincia ad avere 18-19 anni e ancora gioca in una juniores, non riesce a giocare in prima squadra, in eccellenza e neanche in promozione, può solo giocare per divertirsi, secondo me. Se noi andiamo a spulciare i ragazzi che giocano in Lega Pro e anche in Serie B, abbiamo molti 99, molti 98, molto 2000, qualche 2001. Per me è un campionato inutile. Se io ho un ragazzo bravo lo faccio giocare in prima squadra. È un tema che veramente meriterebbe un grosso approfondimento, però ti faccio una domanda, visto che un po' ti dico, personalmente sono d'accordo con te su questo tema. Ti chiedo però magari per le squadre che lottano per il vertice, soprattutto perché in quelle che lottano per salvarsi abbiamo visto spesso che c'è spazio per i giovani, però per le squadre di vertice c'è magari un po' la sensazione che il giovane, l'under da schierare, c'è soltanto l'obbligo per evitare di perdere le partite a tavolino e poi per il resto si punta soltanto all'esperienza, perché appunto c'è l'obiettivo di vincere e non di far crescere. Perfetto, sono d'accordo con te. Primo, perché molti allenatori, parliamoci chiaro, non hanno coraggio. Secondo, se tu vai a guardare le formazioni, i ragazzi giocano tutti esterno basso, esterno alto, perché loro dicono che fanno meno danno possibile. Io invece dico che chi sa giocare a calcio deve giocare, secondo me. Perché poi va a finire che i giovani sono usa e getta. Non appena non sono più juniores, molti smettono di giocare. Un tema che cercheremo di approfondire anche nelle prossime settimane, quando il campionato juniores inizierà, perché è un tema che merita certamente tanta attenzione. Passiamo adesso al girone B di promozione. Dalila, vediamo un po' cosa ci attende questo fine settimana. Sì, per il girone B di promozione, quinta giornata, abbiamo Acque Dolcese, Cefaledium, Altofonte, Lascari, Casteldaccia, Rocca di Caprileone, Gangi, Bagheria, Milaccio, Sant'Anna, Torre Novese, Acque Dolci, Polisportiva, Gioiosa, Sinagra, Sant'Angelese, l'Iniziativa Due Torri.
Un girone B che presenta anche delle sfide interessanti, si aprirà domani il programma con la sfida tra l'Acque Dolcese e la Cefaledium. Peppe, ti chiedo quanto peserà per la Cefaledium un po' gli strascichi di quello che è successo domenica scorsa a Bagheria. Mancheranno Tinnirello, Levantino, Giampiero Clemente e Marco Clemente. Quattro assenze pesanti per mister Ferrara, che tra l'altro non siederà in panchina perché anche egli squalificato. Diciamo che sarà un danno enorme per la Cefaledium, però se uno la va a guardare come una semplice partita, nel senso che comunque è una partita, non ti va a giocare il campionato in una partita, poi ci sono ancora altre 30 partite da fare e di conseguenza la Cefaledium può andare a riprendersi i punti, però secondo me parte abbastanza svantaggiata perché l'Acque Dolcese è pure una squadra, diciamo, che lotta per il vertice. Io tifo Cefaledium perché il presidente è un ragazzo che giocava con me quando eravamo nel Marsala, che è Peppe Barranco. Poi ci sono molti palermitano, di cui Giampiero Clemente, che per me è stato un giocatore veramente mancato per i livelli altissimi, perché secondo me è uno dei più forti siciliani che noi abbiamo avuto mai in, appunto come calciatore. La sua assenza e quella del fratello soprattutto secondo me porterà molti molti svantaggi a questa Cefaledium. Direttore, ti chiedo, quattro assenze pesanti, secondo te quale inciderà maggiormente sulla squadra? Giampiero. Risposta secca. E diciamo che il campo l'aveva anche dimostrato, perché contro il Bagheria ha messo a segno due gol praticamente su due tiri fatti. Si conferma di essere un giocatore che vale a 40 anni, forse ancora oggi, altre categorie. L'abbiamo avuto ospite lunedì pomeriggio qui con noi. Ti chiedo sempre, direttore, un girone che ha visto di nuovo il ritorno di due belle piazze storiche come Bagheria e Cefalù. C'è magari però un po' la sensazione che tra le due litiganti possa godere la terza squadra, cioè l'Acque Dolci, non l'Acque Dolcese che sfiderà domani la Cefaledium, bensì l'Acque Dolci che si trova a punteggio pieno e magari questo posto in eccellenza, piuttosto che alle palermitane, lo conquisti una messinese. Ma io non trascurerei il Due Torri, una società dal passato illustre, fino a 3 anni fa era in interregionale e sicuramente varrà a ritornare in quella categoria che gli compete. E quindi, ripeto, non è da trascurare. Può essere la sorpresa di questo campionato. L'iniziativa Due Torri che giocherà in casa della Sant'Angiolese in questo fine settimana, mentre l'Acque Dolci giocherà in casa della Torrenovese. Sfida esterna anche per il Bagheria in casa del Gangi, allenato da mister Cristian Perricone. Direttore, ti chiedo sempre su questo girone, Gangi che forse non è la squadra dell'anno scorso e magari il Bagheria può cercare di riconquistare 3 punti in una piazza che, rispetto a qualche mese fa, che ha visto perdere il treno per l'eccellenza soltanto ai playoff, adesso forse ha un po' modificato il suo progetto. Ma io mi auguro che il Bagheria ritorni nella categoria che gli compete. Il Bagheria anni addietro era una delle maggiori società siciliane, ha disputato tanti campionati di eccellenza e da lì sono passati fiori di giocatori siciliani e palermitani, per cui diciamo è in questo momento una società dove vuole ambire a qualcosa di molto importante. Il Ganci rispetto agli anni passati, non me ne voglia l'amico Christian, sta deludendo parecchio. E gli altri anni hanno lottato per vincere ogni anno il campionato, quest'anno stanno avendo qualche battuta d'arresto molto significativa. Facciamo un passo avanti adesso, passiamo dal girone C di promozione. Sì Giovanni, per il girone C di promozione abbiamo Academy San Filippo, Atletico Fiume Freddo, Carlentini Villa Franca Messana, Ciclope Bronte Torre Grotta, Città di Mister Bianco Aci Catena, Aci Sant'Antonio Sporting Taormina, Gescal Masca Lucia, Giardini Naxos Motta,
Sporting Pedara, Sporting Via Grande. Impegni opposti per le due capoliste. La Cicatena andrà a giocare in casa delle città di Mister Bianco, sicuramente una sfida interessante, una prova del 9 per la Cicatena dopo un grande inizio di stagione. La Cisant'Antonio invece ospiterà lo Sporting Taormina. Tra le altre sfide c'è anche l'impegno esterno del Torre Grotta, che giocherà in casa del Ciclope Bronte. Torre Grotta che nell'ultimo fine settimana ha ritrovato un successo che mancava dal mese di febbraio contro il Carlentini. Andiamo a vedere le immagini a cura della Wii Sport su questo match ricco di gol. Cadena sulla sinistra, qui salta in diretta avversario, la Ferla entra in area di rigore, va con il destro piazzato e trova il gol dello 0-1. Carlentini avanti al minuto 31 grazie al proprio numero 11, gol di pregevole fattura. Tutto solo, la Ferla entra in area di rigore e ha trovato la rete. Secondo gol consecutivo per Rosario Rasà, bravissimo a trovare la via della rete. Festeggio dai compagni, ma il Carlentini non molla. Qui azione sulla sinistra, pallone che viene messo dentro, rovesciata da parte di Musumeci. È un gol incredibile questo, amici della Wii Sport, è da figurine Panini, incredibile. La volée da parte del numero 9, non può nulla in questo caso il portiere Figalla, e il Carlentini è ancora una volta avanti. Gran gol da parte di Musumeci, che ha riportato avanti la formazione ospite. Non si arrende per Vittorio Grotta, c'è un calcio d'angolo, pallone che viene messo dentro, Rosario Rasà non perdona, è tutto solo, riesce a schiacciare sul secondo palo, rimane immobile sulla linea di porta San Filippo, ed è ancora una volta l'ex città di Messina a trovare la via della rete. Il botta in avanti, azione con Isgro che prova con il tentativo deviato in calcio d'angolo dal portiere avversario. Ancora una volta Isgro in avanti, qui salta il diretto avversario, metterà il pallone dentro, un difensore del Carlentini va a deviare malamente dentro la sua porta e arriva il gol del 3-2. Si porta avanti la formazione. Entriamo leggendo la quinta giornata di promozione per il girone D e poi andiamo in chiusura. Per il girone D abbiamo Caramineo Atletico Scicli, Don Bosco 2000 Caltagirone, Enna Belvedere Siracusa, Megara Augusta Barrese, Floridia New Modica, New Pozzalo Frigintini, RG Ragusa, Sporting Eubea Sporting Priolo. Un fine settimana che propone una sfida interessante, che è quella tra l'Enna e il Real Siracusa Belvedere, una sfida interessante tra queste due formazioni. Cercherà di approfittarne il Ragusa, che ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, una trasferta a Siracusa in casa della Riccardo Garrone, una trasferta sicuramente da non sottovalutare, anche se la Riccardo Garrone non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Tra le altre sfide abbiamo anche la partita esterna dell'Atletico Scicli, che giocherà in casa del Fanalino di Coda, il Caramineo. Quindi sfide che possono portare punti importanti sia per l'Atletico Scicli che per il Ragusa, ma sicuramente partite da non sottovalutare. Con questo chiudiamo il nostro appuntamento con Sua Eccellenza. Ringraziamo i nostri ospiti, Mr. Peppe Ferrante e il direttore Franco Picano. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Un grosso in bocca al lupo per il futuro. Dalila, grazie anche a te. Grazie anche a te Giovanni, grazie a tutti gli amici che ci seguono sempre da casa, e chiudiamo ricordando gli appuntamenti settimanali lunedì e venerdì alle 15. Potete benissimo seguirci sul nostro canale Facebook Fil Rouge TV, ma anche sul canale 616 del Digitale Terrestre per tutta la provincia di Trapani, canale TR3. L'appuntamento quindi è per lunedì alle ore 15 con una nuova puntata di Sua Eccellenza. Restate però con Fil Rouge TV, perché a seguire ci sarà Giovani Campioni, la trasmissione interamente dedicata al calcio giovanile. Restate con Fil Rouge, che non sbagliate. Un buon proseguimento.